abbiamo spiegato questo angolo 50, io direi facciamo due o tre esempi, dopodiché sì, arriverà il campione. Allora facciamo capire a casa con la pratica. Allora, il biliardo l'ho già provato io, ci si velocizza, si è detto che da qui è 14. Allora, io facciamo un esempio, questa biglia ora è sul rosso, va bene? Ecco, la mettiamo sul rosso, quindi vicino al castello. Ammettiamo che io ho la palla che parte da qui. Perfetto. Va bene? Vedo che partendo da qui, non so se si dovrebbe vedere, arriva, si è detto 14, 13, 12. Perfetto. Quindi ora te mi metti un brillo lì a 12 davanti a lì sulla... E io ora tiro una differenza che mi porti a 12. In questo caso 50 meno 38. Vediamolo. Va bene? Vediamo. Ecco, io ora gli ho dato troppo effetto. Infatti cosa è successo? Ho lasciato il brillo sul largo e ho preso la biglia sul largo. Se avessi abbattuto il brillo sarei arrivato sulla biglia precisa. Perfetto. Un altro esempio. Quindi l'uscita 12 è giusta. Un altro esempio. Mettiamola molto, ecco qua giù, guarda, proprio nelle lontanissima qua, lunghissima. Sì. Ecco. Come ha detto il disegno, un attimo un'inquadratura dall'alto. Allora, qui eccolo, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Da questo punto qui arriverà da 8. Quindi ora metti un birillo lì davanti a 8. La sottrazione sarà 90 meno 82, che fa 8, no? 82, sì. Vado lì nel centro, 82. Qui è molto importante la steccata, perché... mi sembra di averla steccata bene, perché quando siamo vicini alla sponda l'hai abbattuto, infatti abbattendolo tu hai fatto se no sembra che sbaglio sempre, invece di solito però allora, è importantissimo qui quando si manda la biglia vicino alla sponda, la steccata deve essere morbida perché non torna all'angolo. Perfetto. 50. E invece se la palla, allora facciamo una cosa, se la palla dovesse essere, come abbiamo detto prima, vicino alla sponda, no, se è lì, allora il giocatore deve andare di là, mettere il dito, cioè non, se no c'è l'arbitro che però senza dito si guarda, si può mettere anche il dito, non si fanno segni. Comunque 19, perché sì, è meglio entrare un po' di più che meno. Allora 19, metto il birillo. A questo punto si fa il conteggio regolare, questa sponda meno quella, guarda, però la voglio mettere al 60 per fare un esempio, perché si è detto che al 60 c'è un'anomalia, no? Sì. Quindi da qualunque punto il 19 andrebbe, rimarrebbe sempre 19, quindi 50 meno 31, certo. Dal 60 il 19, un punticino di anomalia io glielo darei, sì. E farei 60 meno 40. Ora la palla lì con questi pallini, comunque abbattuto, 60 meno 40 fa 20. Sono arrivato lì al brillo, poi è importante entrare, però hai visto, nonostante io abbia tirato un punto di anomalia, l'ho fatto stretto lo stesso per il problema del 60. Del 60, perché dal 60 l'anomalia è quasi due punti, quindi io uno dà un po' più effetto, comunque lo deve calcolare, ecco, questa anomalia del 60. È importante. Bene, abbiamo fatto vedere, diciamo, delle tante spiegazioni che abbiamo dato questa sera. Ora facciamo entrare il campione. Ecco, a questo punto arriva il momento di chiamare il campione. Io sono contento anche perché abbiamo un campione giovane, molto bravo. È giovane, di famiglia, ha un nome. Momento, esatto. Adesso qualcuno dirà a casa, ma giovane, molto bravo. Sì, posso aggiungere, cercate di indovinare, che suo papà è a sua volta un grande campione. Certo. E quindi chi potrebbe essere? Chiamiamo, eccolo qui. Vieni, vieni. Nicolas Fillia, eccolo qua. Allora, giovanissimo. Buonasera a tutti. assomiglia a Battistuta, se avesse la barba, è vero o no? Allora, il campione della settimana, il nostro grande Nicolas. Grande perché? Perché nonostante giovanissimo ha vinto tantissime gare, tanti tornei. Sì, diciamo che essendo da 10 anni qua in Italia, avendo un papà, una famiglia che mi appoggia così, ho avuto dei risultati e speriamo di averne sempre di più. Questo sicuramente. Sai cos'è? La cosa bella, allora, noi nella prima trasmissione, nella prima puntata, abbiamo spiegato, Michele ha detto, allora io darei così un'infarinatura e parlerei dell'impostazione, che però ha sottolineato non è così importante, cioè tutti i campioni c'è qualcosa che non fanno, poi come impostazione ognuno ha la propria. Tu sei proprio un caso emblematico, cioè, perché? Perché tu hai una tua impostazione che è diversa da tutti. Sì, infatti, no, ha ragione quello che dice Michele, effettivamente è vero, cioè ognuno... c'è una cosa che
i campioni non fanno, allora dopo il resto della impostazione è naturale. Io infatti ho spiegato questo perché ho sempre letto su libri che davano delle regole, tipo i piedi distanti 40 centimetri, poi c'era quello che è alto 1,60 m, con 40 centimetri sta facendo la spaccata, e quello alto 1,90 m mi sembra di essere esatto. Quindi certo, cioè, certo. E uno se ti vede impostato te capisce, dice, che cioè, sì, bisogna stare bene sul biliardo proprio fisicamente, però io gli avevo dato delle regole, la mano non troppo lontana, l'impugnatura non stretta, ecco, effettivamente tu hai ragione, è proprio così. Dopo la mia impostazione, cioè, non era così, l'ho perfezionata io le tue esigenze. Per le mie esigenze. Secondo te la tua steccata era più idonea con questa impostazione? Infatti, e quindi sì, fa un po' così vederla. No, perché... no, ma non è che proprio uno dice, io mi ricordo la prima volta che ti vidi giocare, no? Dicevo, ma scusa, come fa a steccare? Invece dice, ma se lui si trova bene, fondamentalmente, dico, vuol dire che è come un po' la guida, no? C'è quello che ama guidare con il braccio lungo steso e quello che ama guidare con il braccio magari piegato, ognuno ha la sua. Comunque, bando alle ciance, qui prima di dare spazio alle telefonate, perché mi ha detto, ma io sono venuto, so che sono venuti altri campioni, altri miei colleghi professionisti prima di me, e mi spieghi bene come si svolge, perché ne ho sentito parlare, ho detto che gli amici da casa telefoneranno e ti faranno delle domande, ti posizioneranno delle palle e tu dovrai, dovrai cercare di esaudire ogni sua richiesta. Però prima di questo io vorrei chiederti, no, se ci fai vedere un colpo o due, no, un tiro o due, ma non tiri spettacoli, che chiaramente faremo dopo, e poi tutte le settimane poi i nostri amici li vedranno da casa a fine trasmissione, ma due tiri, come ho chiesto ad altri che sono venuti prima di te, che ti sono serviti in partita, in gara, magari che ti sono rimasti più impressi, dici, no, guarda, questo tiro mi serviva un tot punteggio e in quel momento, come per esempio mi hai raccontato una volta che hai perso una partita per non aver guardato una palla bene. Esatto, esatto. È vero, alle volte si può perdere anche una partita proprio per, ecco, diciamo, sono proprio i tiri sono proprio i tiri che uno comunque gli vengono in mente, perché questo è un gioco tanto di memoria, deve uno memorizzare gli errori, è da lì che si impara, dagli errori, più che altro che dalle cose ben fatte, diciamo. Certo, l'errore basta ricordarselo. L'errore che si ricordano. Senti, allora mi fai vedere per esempio un tiro o due. Niente. Questa è più che altro una non è un tiro difficile da eseguire. Almeno si spera. È il ragionamento della scelta che uno ha nel momento che magari deve chiudere. Che arriva al dunque. Io dico, il mio ragionamento è questo qua. Cioè, in mancanza di 6 punti a me. Mancavano sei punti e capita questa biglia qua. Cioè, effettivamente uno dice, non è una biglia tanto difficile, si potrebbe dire sicuramente traversino, e dicendo. Però sei. Bisogna fare il rosso. E questo ci viene, certo, dei dubbi, ci vengono le insicurezze, ci viene questo, ci viene l'altro, altre scelte. Poi la tensione della partita stessa. Tensione della partita, bisogna chiudere, certo, di qua di là. Al di là che si possa chiudere o meno, l'importante è fare. Bisognerebbe assicurarsi un birillo e il pallino da 4. Esatto, un birillo e il pallino da 4. Effettivamente Michele ha già capito al volo che questo è un traversino a girare con la propria di pallino da 4 e cercare di fare un birillo. Così un birillo, le probabilità di chiudere sono molto maggiori con il pallino da 4 in arrivo. Perché volendo, magari uno non fa il pallino però fa il filotto, oppure uno fa un birillo e il pallino. Esatto. L'importante è fare 6 e chiudere. Esatto. Lo vuol dire che l'importante in questo caso è non prendere la grossa, perché non fai il birillo e il pallino non serve più. Quindi, certo, fare assicurarsi un birillo e assicurarsi il pallino, ma non è facile, sì, questo non è facile. Poi diciamo che